Ciao a tutti, oggi vi parlo della Bletilla striata, un'orchidea originaria dell'Oriente, principalmente Cina e Giappone. Normalmente, comunemente più che altro, viene chiamata orchidea da giardino perché si è adatta molto bene anche ai nostri climi e soprattutto anche al nord. Messa in piena terra, regge tranquillamente le gelate. È un'orchidea molto robusta, molto bella e ammetto che non può mancare nelle aiuole dei nostri giardini. Si tratta di un'orchidea che, se coltivata in vaso, io consiglio di ritirare, perché con il gelo, in vaso, il gelo può penetrare dentro al vaso dai lati e questo causa la morte della pianta. Quindi, se viene coltivata in vaso, conviene ritirarla, in serra fredda, limonaia, va benissimo anche una cantina buia. Io quelle che ho in vaso metto tranquillamente in cantina quando prima che iniziano le gelate, appena prima che iniziano le gelate, le metto in cantina, le lascio asciutte tutto l'inverno e quando a inizio primavera smette di gelare a fine inverno, inizio primavera in base alla zona dove siamo, quando smette di gelare le riporto fuori. Invece, se messe in piena terra, non ci sono assolutamente problemi e sopravvivono. Le mie hanno toccato punte anche di meno 10, meno 15 e non ho avuto nessun problema. Tra l'altro, robustissima, le ho tenute sia ce le ho sia in terra riportata come questa aiuola che terra sabbiosa. Ecco, sono arrivati, i miei cuccioli. E quindi sia in terra sabbiosa che ce l'ho anche però nella terra rossa, terra calcarea che è tipica della mia zona. Io sono di Alessandria, quindi capite che gela tranquillamente, abbiamo una terra molto calcarea, però reggono tranquillamente. E ho anche altre varietà, tipo la Bletilla pelorica, Chiatra labelli, la Soriu che è tendente all'azzurro e la Alba. Però crescono un pochino meno vigorose. Se la Bletilla striata classica è quasi infestante, nel giro di 2-3 anni mi ha coperto 1 metro quadro di aiuola, qui non si vede completamente tutto il cespo, ma è molto grande. Invece le varietà un po' più particolari ci sono un pochino più delicate e fanno più fatica a cestire. A mio avviso, forse. Io le ho messe in piena terra, ma tenute in vaso con substrati un po' più drenanti, a substrati apposta per le orchidee terricole, forse ne vale la pena perché crescono un pochino meglio. Invece la striata classica è quasi infestante, quindi dove la mettete ricordatevi di dargli lo spazio perché cresce molto. Come esposizione, questa è contro un muro esposto a ovest, quindi da dopo mezzogiorno prende il sole pieno. Ne ho alcune che sono anche in pieno sole tutto il giorno tranquillamente. A mio avviso non vanno, è meglio evitare l'ombra, proprio troppa ombra perché diminuiscono le fioriture. Come concimazione, invece, sincera, in queste aiuole le concimo come tutte le altre piante presenti e quindi in realtà a fine inverno utilizzo il letame di cavallo maturo oppure lo stallatte copellettato, quindi non gli do particolari attenzioni come concimazione però comunque fiorisce tranquillamente con delle gran belle fioriture abbondanti. Ciao e a presto!